Negli episodi precedenti di Cotto e Frullato. Nino 666. Ma ho rapito Maurizio. Sei quello che commenta cagate sotto i miei dedi. Ho iniettato nel tuo corpo una potente neurotossina. Mi avresti fatto più male dandomi del latte. Paolo, ti ho detto che va tutto ok. Non è carica. No, no, cioè per caricarla basta fare così. Mi avete rotto il cazzo, Patrizio. Portami il paletto. Ma ci pensi, ero da solo lì nella stanza, era buio e c'era la scatola con la testa. I capelli erano uguali, la parrucca l'ha trovata uguale, la cosa lì. Mauri, non abbiamo più tempo, dobbiamo girare. Ogni minuto che passa diventi un bersaglio vulnerabile, non possiamo permettercelo. Hai ragione, Patrizio, hai ragione. Dai, avanti, microfonate Maurizio, presto! Sì, bravo! Valgono tutti i soldi che ti do. Come farei senza di te? Senza di lui. Come faresti senza di lui? Come farei io senza un dito del piede che mi ha sparato su un piede, sto stronzo? Ancora sta. È stato un incidente! Dario! Cazzo, non c'è mai un cazzo! Ci sei a parte un colpo. Niente, siamo di fretta. Non ho voglia di cucinare, non ho tempo di cucinare. Sigla. Facciamo la pizza a chinotto. Bene, psicopatici frullomani, eccoci ad una nuova puntata. Io non ho il forno a legna, quindi le pizze le farò arrivare con un potere speciale che mi è stato insegnato dal mio maestro. Vediamo. Pizze? E pizza fu. Chinotto? Beh, il chinotto sotto il tavolo è un classico, d'altronde, no? Abbiamo tre pizze e vi dirò di più. Non ho idea di cosa contengano queste pizze perché voglio andare via, devo fare sta puntata, me ne devo andare. Tonno e zucchine, ottimo, fibre e proteine. Marinara, una pizza leggera, molto leggera. Ehi, una quattro stagioni, vero? È una quattro stagioni? Quindi prosciutto, carciofi, funghi e olive. Qui è proprio per fare i porci. Se poi volete farlo sul divano, fate i porci comodi. Prendiamo la pizza col tonno e le zucchine. Prendiamo la marinara. Ma non è la capricciosa? Com'è la capricciosa? Ma è uguale. Senza i funghi. Ha solo i carciofi e le olive. Apriamo un sondaggio. Diteci da casa come cazzo sono fatte. Questa è la capricciosa o la quattro stagioni? Quattro stagioni? Non ci sono più le quattro stagioni di una volta. Come avete visto, le pizze me le hanno tirate. L'ultima volta che ho detto tirami una pizza mi hanno preso a schiaffi. Dovete sapere che io sono molto affezionato al chinotto. Come diceva anche Gandalf, Bilbo Baggins, già che sei in piedi, fammi un chinotto. D'altronde, come disse San Benedetto, approquinchiamoci, acquinciamoci. Siccome le pizze sono già pronte, io non devo cucinare. Che ore sono? Me ne voglio andare. Ma frulleremo un pezzo di pizza. Ma sei pazzo a frullare un pezzo di pizza nel pozzo che puzza di pezze? Pazzi. Un pezzo per ciascheduna pizza. Quindi prendiamo un pezzo di pizza con tonno e zucchine. Il tonno è un alimento molto proteico, è un pesce proteico a bestia. Non come il merluzzo. Il merluzzo mi va in culo col riporto. Mentre la nostra bella marinara, la nostra pizza leggerina con l'aglio, che potete facilmente trasformarla in Pac-Man. Tipo così, no? Siccome la marinara è una pizza molto leggera, ne frulleremo soltanto un pezzo, come le altre. Giù la marinara. La nostra pizza ambigua. La quattro stagioni, la marca prima. Ah, prendiamo un pezzo dove c'è tutto. Fungo c'è, prosciutto c'è, oliva c'è, manca il carciofo. La prendiamo da un altro pezzo di pizza. La potete fare così, no? Ciao, sono Paolo, c'è la mare. E giù. E apriamo il nostro chinotto. Per sapere la giusta dose di chinotto che ci vuole per frullare tre pezzi di pizza, è importante versarlo nella tazza di Cotto e Frullato. Voi direte, posso versarlo in una qualunque tazza, Maurizio? Io ti dirò no, mio giovane compagno di mille avventure e perseguitatore stalker. No, tu che mi commenti ogni cosa con Frullato. Perché la tazza di Cotto e Frullato ha una capienza diversa dalle altre tazze. Vero Paolo? Sì. Bravo. Questa è la quantità giusta di chinotto che serve per frullare tre pezzi di pizza. Zucchine e tonno, marinara e una non ben definita capricciosa o quattro stagioni, non le ho mai distinte tra di loro e mai lo farò.
Sentite, sentite la schiuma del chinotto. Questa volta non è un semplice pasto che andiamo a frullare. Una pasta con un vino, non è una carne con un altro vino. Il pollo con la birra, un singolo piatto con una bevanda d'accompagnamento. Ma sono tre pezzi di pizza ben distinti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che cambiando l'ordine dei fattori, la fattoria non va avanti, perché ognuno sa come coltivare la sua terra. Quindi andiamo a frullare. Fermatevi un attimo. Guardate, guardate. Potete vedere... E giù, di massima potenza. Stop! Il nostro frullato di tre pezzi di pizza diverse, tonno e zucchine, marinara e quattro capricci, è finalmente pronto col chinotto. Già soltanto l'odore ci fa sentire la tipica provenienza dei pizzaioli, l'Egitto. Si sente il taglio delle zucchine, si sente l'utilizzo della zucchina prima di essere tagliata e messa nella pizza. Moglie del pizzaiolo, Erano due turni, uno l'hanno preso, l'altro no. Era insuperabile. Si riesce persino a sentire l'errore che è stato fatto dal pizzaiolo, dello scarafaggio al posto dell'oliva. Percepiscono le zampine. Della marinara invece si percepisce niente, perché è una pizza del cazzo la marinara, è inutile, come una pasta bianca, giusto? Non sa di niente. Quindi anche oggi abbiamo scoperto come un frullato di tre pizze differenti col chinotto possa risultare una vera prelibatezza, una cosa che minchia il palato se ti scoppia. È cotto e frullato. Perché frullato è meglio. Era stitica la moglie del pizzaiolo. Allora, frullato era finito, è buono. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete il video, fatelo vedere tutto, compratevi le magliette, compratevi la tazza, quello che volete. Se non avete capito la puntata, guardatevi quelle prima, che io non ci voglio spiegare le cose. Basta. Dai, cazzo, Mori, ma che è? No, Paolo. La gente già si lamenta, se dobbiamo fare puntate così, cioè, chiudiamo bottega. Ascolta, io già vivo nell'ansia, ok? Cioè, Nino 666 conosce tutti i miei movimenti, sa tutto quello che faccio. Io sono sempre... Mauri, tu hai bisogno di... Io non ho bisogno di niente. Fammi finire, tu hai bisogno d'aiuto. Guarda, ci ho pensato, ho chiamato dall'Olanda Alessandro. Ma chi, De Rosa? Sì. In cui vuoi fare musiche? Che deve fare, serenata? Cazzo deve fare, De Rosa? Fidati. Dovrebbe essere... Suonano la porta. E' lui, hai visto? Con cautela, apri ma con cautela. Vada a controllare. Sì. Stai attento. Alessandro, vieni. Ah, ma c'è anche Enrico. Ma c'è anche Enrico, cosa faccio? Lo faccio entrare? Oh, te levi dal cazzo, devo chiamare il carattrezzi. Prego. Grazie. Eccoli qua. Chip e Chop, Mimì e Cocò, Totò e Peppino, Crick e Croc, Lillo e Greg, Gianni e Pinotto, qui e qua. E qua? È morto. Che volete? Maurizio, noi siamo preoccupati per te. Paolo mi ha chiamato stamattina e mi ha detto che dovremmo intraprendere una terapia. Ma terapia di che? Io ho fatto psicologia. Ma che psicologia? Ma che hai fatto? Ma no. Patrizio? Vabbè, dai, provaci, dai. Dai, prova, cazzo. No? Sì. Che ti costa? Maurizio, io sono psicologo, hai capito? Prima di studiare musica io studiavo psicologia, la studiavo in Olanda col mio maestro Pete Kaper. Utrecht 1934, Amsterdam 2002, l'anno in cui abbiamo terminato gli studi. Che per applauso? Maurizio, io mi sono laureato all'Università delle Antille Olandesi. Specializzazione? Psicologia testa ceppa de cazzo, dai, muove il culo. No, Maurizio. Non me la trovo da queste nevadine. Io sono arrivato a Fiumicino, mi è venuto a prendere all'aeroporto, non ce la faccio più, sono stanco. Facciamo sta seduta spiritica, va. Dai, andiamo. Su, muovi. Thank you.
e mi aveva bloccato le gambe, le braccia, io non mi potevo muovere. Questo fastidio che tu hai avvertito è legato solo a un'inibizione corporea? No, no, anche la mente, perché stare lì in quella stanza buia, solo alla luce del computer, lui che mi parlava, che poi più mi parlava, no, piano piano, e quella voce così un po' terribile, a un certo punto è diventata anche accomodante, cioè io sapevo che lui era l'unico che c'era, comunque una persona, un'entità, non so come dirti, che anche se, non lo so, se mi fosse successo qualcosa, lui comunque era lì, e infatti così poi ho approfittato per poter scappare, proprio la sensazione, cioè ce l'ho ancora qui, è terribile, non è una cosa facile da levare. Questo potrebbe essere riconducibile alla sindrome di Stoccolma, perché l'aguzzino diventa... Ma io non ci sono mai stato a Stoccolma. Lo so Maurizio, questi sono problemi, però la sindrome di Stoccolma lo prevede. In ogni caso, quello che ti posso dire è che questo Nino è entrato in qualche maniera in quello che costituiva la tua identità personale. E adesso ti trovi in un bel pasticcio, poiché, secondo me, anche questa idea del frullatore era riconducibile già di per sé a una tua insicurezza. Dici? Dico. Perché tu ti sei trovato, con questa storia del frullatore, a frullare il cibo. Ottenere questa pappetta. Ma perché frullato è meglio? Frullato è meglio. E frullato sarà anche meglio, ma è un non masticare la vita, è un bere la vita. Dici quindi, che mi facilito le cose. Non dico che questo sia un male in assoluto, penso che però Nino 666, che scemo non è, ha capito questa cosa e si è così inserito nel tuo subconscio. Ma dove è entrato? Dove si è posto? A me basta che non entra troppo, nel senso, cioè, dove è entrato, io lo eviterei questo problema dell'entrare, perché non mi fa impazzire, no? Ma c'è stato qualcosa tra voi? No. No, non che io ricordi, perlomeno quando ero cosciente. Guarda, però non mi frizza, quindi, cioè, no. Ti ha fatto regredire, essenzialmente. Tu sei regredito nella fase... Ma che vuoi dire? Alla fase anale, dove vuoi arrivare? No, assolutamente. Non è la fase anale quella che mi interessa. È la fase orale. A me. Perché la fase orale è quella che ci riconduce al seno. Al seno materno. Ora, noi potremmo intraprendere una terapia lunghissima di anni, 10 anni, 15 anni, ma te non sei. No, a me, fretta, veloce. Io quello che vorrei fare. Cosa spiri mi fa? Infatti, una terapia adulto. Hai mai sentito parlare di questo? Conosco Barbara io. Barbara adulto. Barbara adulto. Smettila di ripercorrere i tuoi schemi comportamentali. Tu ti stai dando sicurezza, Maurizio, non c'è bisogno di farlo con me. Io sono il tuo terapeuta. Non sai neanche come si dice, che cazzo dici? Sono un po' annebbiato. Comunque, da Amsterdam, sta annebbiato, sì. Ma andiamo a decostruire questo personaggio, questo Nino 666. Ad analizzare la sua figura, ad esempio. Ah. Come si veste, come si traveste. Non lo so, era buio, non mi ricordo la maschera. Vabbè, io ho visto l'episodio, l'ho visto. E lui si mette questo velo, questa specie di maschera che ci riporta all'immagine di una suora, un'immagine mistica, sacrale. Una suora? Una suora, sì, una suora. L'ha usata anche Hitchcock in Vertigo, no? L'immagine della suora, terrorifica. Terrorifica. Ma ti dirò di più, non è semplicemente la suora, probabilmente. Io direi che si appoggia più a una figura mistica ancora più alta, quella della Vergine Maria, della Madonna. Ma che cazzo ne stiamo per diamine? Eccolo qua il problema tuo. A te te manca la fregna. È vero. Ma te puoi svegliare? Grande, grosso, palestrato, faccio i pesi, alzo sta ceppa de cazzo e poi te metti a piangere come un ragazzino. Datte una mossa, sì. Tu sei l'idolo di tutti quei ragazzini, quei brufoli. Io guarda, ho messo la panza, non posso manco più andare in palestra perché questi mi fermano. Ah, portami la maglietta firmata da Maurizio. Un alluvione de cazzi ogni volta che vado in palestra. Mi piace. Manco una femmina mi vi ha preso, per colpa tua. Tutti maschi. Pure a me. È colpa tua. Mauri, c'è una chiamata per te. Maestro. Maurizio. Maestro? Che cazzo stai facendo?
possibile che basti così poco per fermarti? Ascoltami bene. Tra tutti i miei possibili allievi, ho scelto te per un motivo solo. Perché tu sei come me. E io non sono arrivato dove sono arrivato piagnucolando. Quindi alzati in piedi, fa una decina di squat e poi va a prendere a calci in culo chiunque ti si pari davanti. Non mi deludere, campione. Sì. Ora vado che sono dalle thailandesi che mi aspettano per un massaggio completo. Ciao, Mauri. Però è interessante questa... Vaffanculo! Ehi, Nino 666, sei un coglione. Sai chi sono? Sono Maurizio Merluzzo e sai dove abito. Se vuoi venire, vieni qui. E fai quello che devi fare, hai capito? Perché io di te... me ne sbatto il c***o di te. Me ne sbatto il c***o. Me ne sbatto il c***o. Merluzzo, Merluzzino, e tu credi veramente di farmi paura dopo la chiamata del tuo maestro coglione? Riesco addirittura a prendere possesso del tuo canale, stronzo. Non mi fai paura. E verrò a prenderti proprio lì. Non fai paura a nessuno. Sei diventato un ciccione, guardati. Che cazzo hai fatto quest'estate? Mi fai schifo, mi fai. Ma ora basta parlare di quel cretino, di quel ciccione di merda. Adesso parlo a voi, pubblico di Cotto e Frullato. È iniziata sul mio canale una nuova serie, Nino risponde. Vi aspetto con le vostre domande. Ah, e comunque Alessandro, non fare il figo. Io ho veramente studiato all'Università delle Antille Olandesi e non ti ho mai visto. Tu non sei un psicologo. Sei ridicolo.